Se volete che vi dico altro, dovete scoprire questo enigma. Dovete fare il TAV. Cos'è sto TAV? Che enigma è? Ma chi è il TAV? Sai, bambola, che forse tu proprio non ci freghi, perché forse mio papà Igor l'ha scoperto cos'è il TAV. Sei pronta? Ora ti faccio vedere cos'è questo TAV. Pensavi di fregarci, ma noi lo sappiamo. Ti metto qua. Sei pronta? Ma cosa farà ora? Io faccio il TAV, no? Sì. Ho pensato tutta la notte cos'è questo TAV. Finalmente penso di avere una risposta. Siete pronti? Vediamo. Ma che stai facendo? È il TAV, no? Il treno ad alta velocità! Pensi, il treno ad alta velocità non c'entra niente! Credi che la bambola ci parla di un treno? Ma che pensa? Invece che fare scemenze come hai fatto tu e pensare a robe a caso del trenino, qua ciuffa ad alta velocità e cosa, andiamo a vedere sul computer come l'altra volta che avevamo visto del pianeta Nibiru. Va bene, io pensavo, infatti non mi dici niente, non era questo il TAV? Sta buona? Mi sa di no. Ma come non era il treno ad alta velocità? Tutta la notte non ho dormito. Ma che pensi, che dobbiamo andare in treno? Hai ragione. Cosa dobbiamo fare quindi, una ricerca? Sì, come abbiamo fatto l'altra volta del pianeta Nibiru. Credo che là ci saranno le risposte giuste. Allora facciamo la ricerca. Scriviamo questo. Scrivo TAVA? Scrivo T A V. Stavo meglio con il capodice. Invio. Sì, su qui. TAV. Guarda, TAV. Acronimo di treno ad alta velocità, avevo ragione! Treno ad alta velocità, ciuf! Ma com'è possibile? È venuto anche qui, vedi? Progetto Ferrovia Torino-Lione! Facciamo una cosa, scriviamo TAV, UFO, che ne so, TAV alieni, TAV... Va bene. Proviamo, TAV, TAV barra UFO, U... Oh, premi il mio. Premi il mio. Dove? Quello grande. Ah. La nuova sfida degli UFO. La nuova ultima inchiesta. UFO violento attacco tra Licio TAV. Tutte le modifiche. Cos'è sta roba qua? Andiamo giù. Scopriamolo. Google. Allora. Boh, qua. Tante scritte. Questa qua. Qua vado giù, così, non trovo niente. Fermo! Ah! Cos'è? Cos'è questo test di autovalutazione? Questo qua? Sì. Cosa c'è scritto? Presentazione del test di autovalutazione TAV! Di Corrado Malanga, TAV. Ok. Nello studio dei fenomeni di aliene. Interferenza aliena, IA! Dai che ci siamo! Ci siamo, interferenza aliena! E questo è un test, Marghe! È un test, il test, o meglio, una serie di semplici domande da porre al potenziale addotto. È stata addotto. Messa a... Addotto? Ma addotto quello dei nani? Dotto, dato... È stata messa a... Chi è stata messa? Una... Ma cosa stai dicendo? Dove sei arrivata? Procedura. Una procedura specifica che prevede di effettuare con il presunto addotto, quello di nani, un colloquio preliminare durante il quale si cerca di stabilire se il soggetto sia veramente stato addotto, rapito dagli alieni. E già abbiamo trovato il TAV, facciamolo, vedete che vediamo se bisogna, se c'è qualche cosa qui. Come funziona? Scorri, guarda quante pagine, 500.000 pagine, andiamo giù. Autotest, risposte concise. Odd, oneste. Bisogna essere onesti, eh? Non è che bisogna dire. Bisogna rispondere sinceramente. Okay. Siete pronti a rispondere sinceramente? Ah no, noi dobbiamo rispondere sinceramente. Noi. La bambola si starà chiedendo se abbiamo allora, trovato qualcosa. Allora, leggo io le risposte. No, leggo io le domande e poi ci facciamo le risposte. Leggo io che faccio veloce, che ci sono tantissime. Hai mai perso sangue nel naso? Sì. Io sì. Tu? No. No? Mai? Hai mai avuto disturbi dell'udito ad un solo orecchio sotto forma di suoni strani? Ma io no. No? No.
Stanotte è qualcosa. Un ronzio qua da parte sinistra. Una specie di ronzio strano. Hai mai avuto distruzioni? Ah no, disturbi. Visivi. Disturbi visivi sotto forma di macchie di luce in uno dei due occhi. Hai mai avuto tutto questo problema? No. Lo sai che io sì. Mamma, sono già 3 su 3. Hai delle cicatrici sul corpo che non ti ricordi come ti sei procurate? Sì, io sì. Un giorno me le sono grattata sul caminetto, per sbaglio me le sono. Ma no, qua c'è scritto che non ti ricordi come ti le sei fatte. Ti svegli? No, diciamo che io mi ricordo tutti, io non mi è successo mai. Io ho una cicatrice però, per dire la verità. Dove? Eh? Dove? Una cicatrice qua sulla fronte che non so dove che me la sono fatta. Qua, cioè, guardate, cioè, si vede? Si vede qui da qualche parte? Non lo so. Qua, cioè, dovrebbe avere una cicatricina piccolina qui da qualche parte, qua, così. E poi c'è un'altra qua! No, guardate! Guarda! Vedi? Vedete? Vedete che cicatricciona qua? Non riesco a capire cos'è questa roba qua. C'è una cicatrice stranissima, la si vede? Sì, si vede. Credo che si vede. Perché vedo questo qua? Allora. Sei mai sentito solo ed incompreso? Ti sei mai sentito sola ed incompresa? Incompresa cosa vuol dire? In inglese, no? In dentro, no? Compreso, dentro al compreso, no? O no? Non c'entra l'inglese con questo? Comunque no. Un po' solo sì, io ogni tanto, mi sento un po' solo. Mi sento un pochettino solo ogni tanto, la verità, soprattutto quando vado in bagno, che mi chiudo dentro, mi sento solo, in quei momenti lì mi sento abbastanza solo. Hai mai sognato una persona? Una persona? Uguale a te, una tua coppia? Uguale a me? Io no. Lo sai che una volta ho fatto un sogno che avevo un cugino che si chiamava zio Tony? Ah no, non era un cugino, se era zio. Boh, indifferente, era un sogno, mi ricordo. C'era sto zio Tony, mi sembra, che era uguale a me! Solo che aveva i baffi, i baffi così alla spalviera, come si dice? Aveva i baffetti così, però era uguale a me. Anche se era un sogno, un po' strano. Oh Marina! Questa! Ti sei mai sentito o sentita come se provenissi da un altro pianeta? Io no. Perché? Io ogni tanto sì, mi domando. Lo sai che io mi domando ogni tanto, ma sono io strano in questo mondo o sono gli altri ad essere strani? Perché vedo tutti strani in giro, vedo tutti strani, forse questo non è il mio posto, forse il mio posto è Nibiru, forse vengo da Nibiru, non lo so. E dove siamo arrivati? Ma che ne so, qua! Alla 10 mi sembra. Alla 10? Mai sognato che ti mettevano qualcosa nel naso? Io no. Sognato? Sì. Sì! Addirittura una volta ho fatto un sogno una volta che mi mettevano, sai cosa? Una salsiccia. Una salsiccia in questa narice qui, in questa qua, così, no? Facevano con fatica, le mettevano su, e poi scendevano dall'altra parte più piccola e cucinata, cioè praticamente cruda di qua e cucinata di qua. Ho fatto sogni strani, io, devo dire, ho fatto sogni abbastanza strani, anche se questa, ti sei no, mai... No, sono la numero 11. Ma che numero 11? Sì, credimi, hai mai visto o sognato un essere non uguale a noi? A noi chi? A noi umani. Ah, sì! Io no. Sì, io avevo uno che aveva una testa. Siamo tutti uguali. Aveva una testa, questo a qua. A parte gli animali, ma sono... Aveva una testa tipo... Cioè, corpo come così, no? Corpo normale. Alto, altissimo, più di 2 metri. Forse giocava a basket. Che non... Però aveva la testa, tipo così, guardami. Tipo forma di cuore, così. Cioè, grande sopra, giusto. Detto che 2 occhioni giganti così. Tipo così. Sì.
E tu putti colore verde. Ma non so se era, ma era un sogno, mi sembra. Qua, visto o sognato? Ho sognato questa persona strana anche. Sognato. Ti sei mai svegliato o svegliata? Ogni mattina mi sveglio, ogni mattina che se la si medica e dovrebbe... con la pelle colorata di giallo? No. Svegliato? Con la pelle colorata di giallo? Sì. Ogni tanto magari quando qualche carenza così vitaminica mi vedo un po' pallidino, un po', okay. Un po' giallino. Ma forse perché allora, ho tendenze dove? Un po' perché stai dicendo tutto di sì. Io? Sì, dove? Come dove? Dove? Come tutto di sì? Io tutto finito? Sì. Allora, ma è buono che dico tu di sì o è male? È cattivo! Come è cattivo? Come è cattivo? Tu hai detto tutto di sì? Che se stai dicendo tutto di sì, probabilmente ti hanno preso. Ma chi? E hanno controllato tutto su di te. Ma è possibile, non ricordo niente, dai! Andiamo avanti! Allora, paura, perché la dici così? Hai mai sognato di... Sì, sogno spesso, eh! Sogno! Allora, lo sappiamo, hai mai sognato di essere in un luogo tecnologico? In un luogo tecnologico? Un sogno? Sì! Questo era bellissimo! Era bellissimo. Praticamente, stavo giocando a PlayStation, no? Ok. Gioco di calcio, se conoscete il gioco di calcio, PlayStation, no? La console, no? Che la PlayStation! E all'improvviso ho sognato che sono entrato dentro la console, dentro la TV, ed ero io il personaggio che correva così con la palla, ma non potevo muovere le gambe, cioè non potevo, volevo andare di là, non potevo andare di là, perché quello che aveva il joystick in mano mi comandava, mi faceva andare dall'altra parte, era tutta la cosa che io voglio andare di là, invece lui mi portava di là. Sogno questo qua, capito? Sto dicendo tutte le cose di sì. Allora. Buona la mena, ti stai un po'. La mena ha detto? Qualche problemino. Sto un po' lontana. Ho fatto tutto giusto, sono stato bravo. Ho preso 10 più. Tutto giusto, tutto sì, Ma guarda che se dici di sì. Tutto perfetto. Ma guarda che se dici di no vuol dire che hai fatto tutto giusto. Se come? Dici di sì. In che senso? Sei stato rapito dagli alieni. Rapito dagli alieni? Non sono stato rapito dagli alieni. Ci può stare il test di autovalutazione per capire o meno se siamo stati rapiti dagli alieni? Cioè se rispondevo sì vuol dire che probabilmente sono stato rapito da qualche entità. Allora, diciamo, un po' logica. Uno non lo sapevamo e quindi l'avevamo salvato, diciamo. E quindi non sappiamo se dicevi no o sì. Però comunque se dicevi no erano tante le parole, quindi eri lo stesso stato rapito. Ma sei così allora? Sei così? Sei proprio Stanno così? Sono tutto da te. Sono tutto di me. Mi hanno studiato tutti i mini particolari, la testa, i piedi, il cappello, al filamento. Morgelos! I filamenti morgelos che vengono da lì. Io intanto ho dei peli strani che mi crescono. Mario, sai cosa vuol dire questo? Amici, sapete cosa vuol dire questo? Che il pianeta Terra, che sta per essere bombardato da questa entità aliena, è tutta nelle mani di Margherita! È tutta nelle mani tue, sarai tu l'unica che potrà salvare il pianeta Terra. Io ormai non posso fare niente. Posso darti una mano però, Posso darti... E così se ti serve qualche missione, qualche aiuto, così potrò darti una mano. E poi però, se sei già stato rapito, allora... Non potrei fare le sfide con me. E farei tu se tu devi tu salvare il pianeta. Ti accompagnerò nelle sfide. Mi sa che sarà proprio difficile senza lui, anche se combina sempre guai. Parleremo con la bambola, ci faremo spiegare di più. Ciao!